Benvenuti ragazzi e ben ritrovati nel canale Play Channel It. Ragazzi, oggi sono qua con un nuovo video. Un video non su un gioco, ma su un'applicazione, o perlomeno su più applicazioni, per modificare il vostro dispositivo Android solo se ha internamente la ROM Cyano Gen Mod. Allora ragazzi, prima di cominciare, ogni volta devo darvi delle piccole dritte o farvi capire come si fanno a installare queste ROM, che necessità, cioè che programma avete bisogno per installarle e tutto il resto. Allora ragazzi, per quanto riguarda installare una ROM e avere il root, dovrò fare un video prossimamente, penso tra qualche giorno, dove vi farò vedere come installare il root, perché il root è il, possiamo dire, il programma principale per modificare il vostro dispositivo internamente per quanto riguarda il sistema operativo e permessi per giochi e applicazioni. Per quanto riguarda la Cyano Gen Mod, basta che andate su un sito come Androidiani o Mondo Android e andate su la sezione modding, che sarebbe la sezione modifiche del dispositivo, e là scrivete il modello del vostro dispositivo, andate su modding e vi troverete tutte le recovery mod, le ROM, i permessi di root e altre, possiamo dire, determinate applicazioni in più per il vostro dispositivo per migliorarlo o perlomeno per migliorare le prestazioni. Detto questo ragazzi, oggi sono qua per presentarvi non una ROM, ma un tema per la ROM Cyano Gen Mod, che non sarà disponibile se avrete il dispositivo non rootato e dovete avere solo la Cyano Gen Mod, perché con le altre ROM non funzionerà. Allora ragazzi, come sapete, o se non sapete ve lo dico io, se andate nell'impostazione della Cyano Gen Mod vi verrà fuori questa schermata temi. Tante persone mi hanno detto, anche dei miei amici, mi hanno detto: guarda, io mi sono scaricato la Cyano Gen Mod, però non mi piace il tema principale. Che devo dire che il tema principale è un tema abbastanza vecchio, perché è il tema della KitKat, e certe volte può dare qualche problema di lag o roba del genere. Quello io non l'ho mai sentito, cioè non l'ho mai provato, inteso il lag, perché comunque è una ROM molto, molto leggera e molto fluida, ma vabbè. Però mio amico aveva un cellulare abbastanza vecchio. Allora ragazzi, per scaricarvi i pacchetti bastate che andate su temi e andate su pacchetti tema e andate su ottieni altri. Su ottieni altri vi indirizzerà su tre siti web. Allora, il primo sarà il Play Store ufficiale, quello della Google. Poi ci sarà la vetrina temi di Cyano Gen Mod, che vi porterà sia su Google o anche su Play Store, e poi più info su Wiki CM, che sarebbe Cyano Gen Mod, e vi porterà su un sito Google. Allora ragazzi, per possiamo dire fare la cosa più veloce e immediata, vi consiglio di andare su Google Play e scrivere CM temi. Ok, Thames in inglese. Ok ragazzi, dopo entrate in questa, possiamo dire, homepage, andate su altro e andate su questo qua, Cyano Gen Mod Thames Showcase. Installando questa applicazione non è che vi si installerà un tema solo, vi si installerà una home dove ci saranno moltissimi temi, dove saranno temi di Android vecchi, di Android nuovi. Scusatemi, temi nuovi e temi molto anche belli da vedere esteticamente, dove vi cambierà l'interfaccia delle impostazioni, l'interfaccia della telecamera, interfaccia di anche altre, possiamo dire, applicazioni come Facebook. Come potete vedere ragazzi, un'altra, possiamo dire, novità di questi temi, vi cambierà anche la barra di stato, come potete vedere, che è della Lollipop. Andiamo su, potete vedere anche i temi delle applicazioni, sono della Cyano Gen Mod, della Lollipop, e se andiamo a vedere le impostazioni, potete vedere che è totalmente cambiato. Ragazzi, fatto questo, quando vi installerete un tema, andate su temi, andate su pacchetti temi,
andate su i temi qua, possiamo dire comprati o installati. Andando dentro dovete slashare su stile, sfondo, sfondo blocco, caratteri, icone, animazioni di avvio, suonerie, notifiche, allarmi. Potete anche slashare di meno e vi si, possiamo dire, modificherà solo quello che avete slashato. Fatto questo, aggiorna, dopo automaticamente si attiverà il tema. Ragazzi, nei commenti vi chiedo semplicemente di farmi, di chiedermi, se vi chiedo io se vi va bene o no, che volevo aprire una piccola rubrica, una piccola playlist dove sfoglierò questo vetrina temi di CyanogenMod, dato che io mi sono informato anche su determinati siti e volevo darvi delle informazioni su quale tema potete comprare o perlomeno installare gratuitamente che potrà favorire la fluidità e, possiamo dire, l'assenza di lag per il vostro dispositivo. Quindi vi dico anche quali sono belli, sono più, possiamo dire, completi e hanno più impostazioni. Quindi ragazzi, detto questo, vi lascio, mettete un mi piace, un commento, iscrivetevi al mio canale. Oggi vi avverto subito che farò un altro video, sarà un video su un gioco, non vi dico nient'altro. Quindi iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, andate a vedere i miei precedenti video per avere una sprona in più. Da qua è tutto, play, channel, ita, bella ragazzi, e stop.